inaugurato l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, un nuovo spazio aperto al pubblico che comprende la documentazione propria del Consiglio regionale e quella di archivi aggregati, relativa ad affari esauriti da oltre 40 anni e destinata alla conservazione permanente. Il Consiglio regionale della Toscana è il primo tra le regioni a statuto ordinario a dotarsi di una sede e di sale dedicate alla consultazione per la sezione separata di archivio. Nell'archivio storico si trova tutta l'attività del Consiglio regionale, come verbali elettorali e resoconti delle sedute consiliari, oltre a tutti gli atti di prerogativa del Consiglio delle prime legislature, come leggi regionali, proposte di legge al Parlamento e di iniziativa popolare. Sono custoditi inoltre i fondi delle commissioni permanenti e speciali. Fa parte dell'archivio storico anche l'importante fondo Oriana Fallaci, donato al Consiglio dal nipote nel 2016. È una giornata bella, è una giornata bella per le cittadine e i cittadini della Toscana. Saremo la prima regione a statuto ordinario ad avere un archivio storico. Quello che noi siamo è frutto di quello che è stato in questi anni. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete tante battaglie che questa regione ha portato avanti, un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere, per fare memoria. Insomma, io sono orgoglioso di essere il Presidente del Consiglio regionale che dopo tanti anni di lavoro, e ringrazio tutti gli uffici, riuscirà oggi ad inaugurare un pezzo che, di storia importante della nostra regione. Credo che quando si inaugura un archivio è un momento di festa, è un momento di festa dell'istituzione, naturalmente la Regione Toscana, chiaramente il Consiglio regionale della Toscana, però è un momento di festa per tutti i cittadini fiorentini e diciamo tutti i nostri concittadini, perché gli archivi non stanno vivendo un momento brillante. Inizierò il mio intervento citando piccoli passaggi di un testo che è ora all'attenzione delle società, degli storici. Ci sono grandi difficoltà. Io insegno in un osservatorio campano, insegno all'Orientale di Napoli, ho tantissime tesi, quindi questo mi dà il senso dell'importanza degli archivi anche per i nostri studenti e la difficoltà di trasmetterli come patrimonio civico, patrimonio comune. C'è un po' da lavorare su questo e per questo penso che questa iniziativa sia tanto importante. Ci vollero 25 anni per istituire le regioni dopo la Costituzione e sono passati 53 anni da quando le regioni sono state istituite. Il paese è profondamente cambiato, è cambiato il rapporto fra le regioni e lo Stato, è cambiato il rapporto fra le regioni e la società e le società e il territorio su cui le regioni lavorano. Questo profondo mutamento non può che essere attestato e testimoniato dagli archivi, cioè gli archivi delle regioni sono importanti tanto quanto le regioni e il tempo che è passato è un tempo che fa sì che questi archivi diventino fonti per la storia del paese. Io ci sono molto affezionato perché prima di essere il presidente della giunta regionale sono stato il presidente del consiglio e quindi in quei 5 anni, dal 2015 al 2020, ho lasciato il cuore in questo ambiente, l'assemblea della regione toscana, il luogo dove si fanno le leggi. E quindi sono contento che il mio successore Antonio Mazzeo abbia organizzato questo, che è uno spazio importantissimo di documentazione e io spero, ad esempio, di materiale per tesi di studenti universitari, di materiale per mostre sulla democrazia e la libertà nella nostra regione, su tanti argomenti che con la razionalizzazione di archivi che altrimenti rimarrebbero anche difficilmente accessibili può esserci per il futuro. È un salto di qualità questa inaugurazione degli archivi, perché non dimentichiamo mai che il futuro si costruisce quando vi ha un fondamento di memoria forte e approfondito. Il Consiglio regionale della Toscana
si è riunito in seduta solenne per celebrare il giorno del ricordo, che ricorre il 10 febbraio, per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Nell'occasione, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha ribadito l'impegno dell'Assemblea legislativa di definire una legge che permetta ai ragazzi di svolgere un servizio civile della memoria per esprimere in modo chiaro la contrarietà ad ogni tipo di totalitarismo e odio etnico. È intervenuto anche lo storico Gianni Oliva, autore del saggio Foibe, le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, una delle prime e più esaustive opere di divulgazione scientifica sull'argomento, che ha ripercorso la cronologia e le cause dei massacri delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Credo che il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nordorientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica, i problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista, che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste, inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani, che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi, tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati. E poi quando quelle terre diventano jugoslavi inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. Ecco, io credo che per tanto tempo non si sia parlato a torto delle foibe, perché l'Italia quando è finita la guerra ha fatto finta di aver vinto, mentre invece la guerra l'aveva fatta, scatenata e l'aveva persa. Parlare di foibe di esodo voleva dire riconoscere la sconfitta, perché nessun vincitore ha migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi dopo la fine della guerra. E così è stata omessa dal dibattito. E quando delle cose non si parla, nascono le strumentalizzazioni, le bandierine. Il problema è che gli infoibati e gli esuli giuliano-dalmati non erano né di destra né di sinistra. Sono il prezzo che l'Italia ha perso alla sconfitta della guerra. E avevano per la guerra le stesse responsabilità dei fiorentini, dei torinesi, dei siciliani. È che la guerra colpisce chi si trova a vivere nel posto che in quel momento diventa sbagliato, esattamente come oggi, vivere a Zaporizhzhia o a Kharkiv è diverso dal vivere a Leopoli, che è all'estremità occidentale dell'Ucraina. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità, il ricordo è un dovere di carattere istituzionale.
la strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo. Un momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato bene descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Dobbiamo ricordare quello che è stato, il passaggio che in certi territori vi è stato dalla oppressione nazifascista a quella comunista. Il totalitarismo va combattuto ieri come oggi come domani e la guerra deve essere ripudiata. Questo dice la Costituzione repubblicana. Se tutti nelle Costituzioni avessero un articolo come il nostro sul ripudio della guerra, probabilmente non avremmo certe pagine purtroppo dolorose come quella della invasione della Russia in Ucraina. Abbiamo ricordato una delle tragedie del Novecento che, per quanto avvenuta in un'area circoscritta dal punto di vista geografico, è stata sicuramente tragica per quelle migliaia di italiani che furono costretti all'esodo nei territori che erano italiani ma oggetto della contesa con la Jugoslavia di Tito dopo la guerra. Molti di questi furono perseguitati, morti nelle foibe, a loro la nostra memoria, la nostra solidarietà, anche alle loro famiglie, ai loro discendenti, tra l'altro persone che tornando in Italia furono guardate con sospetto anche nel loro paese dove poi hanno dovuto reinserirsi. Credo che questa tragedia, anche questa tragedia, debba essere conosciuta e servire da monito, perché noi dobbiamo guardare al futuro cercando di abbattere i nazionalismi, di mantenere le nostre identità, ma di sfumare quelli che sono stati oggetto di guerre e di tragedie come questa, vale a dire la contesa dei confini. Credo che l'entità dell'Europa sia quella alla quale noi dobbiamo guardare, tanto più oggi, nel momento in cui ancora ai margini dell'Europa e che riguarda l'Europa stessa è ancora in atto una tragica guerra che riguarda ancora una volta la contesa dei confini. Quindi è bene che le istituzioni, è bene che le scuole, è bene che chi ha passione civile ricordi questi momenti per guardare con speranza al futuro, perché non si ripetano quelli che invece sono stati momenti tragici del passato. Credo uno dei passaggi più belli che abbiamo sentito oggi in aula è stato quando è stato detto che la storia si racconta nella sua interezza. Il più brutto servizio che si possa fare al ricordo, alla memoria e alla storia è raccontarla omettendone una parte, raccontandone soltanto una visione, trasformando un periodo di 30 anni in un racconto di 3 anni o le decine di episodi che hanno portato al genocidio del popolo italiano sul confine orientale, all'esodo dei fiumani, degli istriano-dalmati, raccontato in maniera parziale, raccontandone soltanto alcune parti. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni. Purtroppo questa storia, per ragioni
politiche e per ragioni economiche, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Questa storia non è stata raccontata per anni per motivi politici, perché faceva comodo avere Tito come interlocutore del mondo che stava di là della cortina di ferro, non è stata raccontata per motivi economici, perché alla principale industria italiana faceva comodo avere buoni rapporti con la Jugoslavia di Tito, e per motivi politici e economici abbiamo tenuto nel cassetto la storia. Oggi abbiamo un problema diverso, ci sono purtroppo città come Firenze che, grazie a Dio, fanno consigli solenni come questo, grazie a Dio si celebra e ricordano questa giornata. Purtroppo a Firenze ogni anno in un palazzo di proprietà comunale, dove dentro vengono tollerati da decenni degli imbecilli, anche oggi vediamo in un palazzo di proprietà del Comune di Firenze completamente imbandierato con le bandiere della Jugoslavia di Tito. E il Comune di Firenze sta zitto. Evidentemente sono imbecilli, ma votano e quindi fanno comodo. Come è stato spiegato, è stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta, guardando alla storia e cercando di conoscerla, anche per fare il nostro mestiere di politici, oltre che di cittadini. L'attivista e scrittrice Vera Vigevani Jarak, che ha vissuto sulla sua pelle due dittature del Novecento, ha portato la sua testimonianza al Parlamento degli studenti della Toscana. L'incontro si è svolto nell'ambito delle iniziative del Consiglio regionale legate al Giorno della Memoria. Nata a Milano nel 1928, è emigrata con la sua famiglia di origini ebraiche in Argentina per sfuggire alle leggi razziali del regime fascista a soli 10 anni. Il nonno, Ettore Camerino, rimasto in Italia, è stato deportato ad Auschwitz nel 1943 e ucciso. 3 decenni dopo, in Argentina, la figlia Franca è stata sequestrata e uccisa dai militari del dittatore Videla. Da allora, Vera Vigevani appartiene al movimento delle Madri di Plaza de Mayo, associazione formata dalle madri dei desaparecidos, i dissidenti scomparsi durante la dittatura militare in Argentina tra il 1976 e il 1983. Nell'occasione, il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo ha ribadito la volontà del Consiglio regionale di aderire al sostegno alla candidatura del Museo ex ESMA di Buenos Aires a patrimonio dell'UNESCO. Una giornata importante, perché oggi ospitiamo una donna, Vera Vigevani, che è riuscita a trasformare il dolore e la violenza subita in insegnamento, educazione, soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, una terra che è sempre stata in grado di accogliere, in grado di trasmettere ai giovani quei valori che indicano qual è la strada da seguire. E in un tempo in cui purtroppo di testimoni di quegli orrori, di quelle barbarie, di quelle violenze sono sempre meno, allora è importante che ognuno di noi diventi amplificatore di memoria, e per questo oggi insieme al Parlamento degli studenti vivremo una delle più belle giornate che in questi anni quest'Aula ha potuto ospitare. È importante che ci incontriamo e scambiamo un po' di opinioni, vediamo se assieme cerchiamo non solo di ripassare il passato, che tra l'altro è facile trovare tanta informazione, basta mettere un dito sia su internet, ma vedere un po' che sta succedendo e soprattutto affrontare tanti problemi, tanti drammi, tante cose terribili che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo. Allora, per loro e per me è una maniera di starci vicino, vicini,
di metterci insieme, di forzarci, non dividerci, perché quella è la cosa peggiore, e vedremo se qualcosa riusciamo a fare. Io adesso assisterò a una sessione, avrò vicino a me, ce l'ho già, la nuova presidente, che è una donna, e quindi è anche un momento per noi donne di farci sentire, di assumere le nostre responsabilità e farle assumere anche ai maschi, perché abbiamo bisogno anche del loro appoggio. Tutti assieme, qua, oggi a Firenze, che io amo da tanti anni e che per me rappresenta la Toscana, una cosa importantissima, ed è che per sempre i diritti umani sono stati non solamente così espressi con parole, ma c'è stato un fatto che dimostra assolutamente questo impegno, perché tanto tempo fa fu la Toscana la prima ad abolire sia la pena di morte, sia purtroppo anche le torture che nel mondo ci sono state e ci sono ancora in tanti luoghi del mondo. Oggi siamo onorati di avere qua in presenza Vera Vigevani, una sopravvissuta alla Shoah che scappò dall'Italia nel periodo delle leggi razziali. E noi del Parlamento degli Studenti non possiamo che ringraziarla, appunto, dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza.